Si è svolta a Scanzano Jonico la seconda tappa del circuito provinciale di mini volley, organizzata dal comitato provinciale FIPAV di Matera. Più di 250 bambini e ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa, divenuto ormai un appuntamento di spicco della stagione pallavolistica regionale. Dopo Policoro, nuovo appuntamento Metapontino, ospiti della società Global Sporting, prima della tappa di Matera, pochi giorni prima delle festività natalizie. Ai nostri microfoni Domenico Di Sanzo, consigliere provinciale FIPAV, responsabile settore giovanile della GL Volley Policoro, Giulia Capalbi e Fabrizio Bellacicco della Global Sporting di Scanzano. Grande successo, perché anche oggi abbiamo circa 250 bambini. Oggi forte presenza del Metapontino. Abbiamo new entry, Montalbano Volley con più di 20 bambini e il ritorno della Global Sporting Scanzano che ci sta ospitando. In qualità di consigliere provinciale sono veramente fiero di aver riportato 5 società forti col settore giovanile nel Metapontino. Stiamo lavorando insieme a loro sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo, tant'è vero che adesso parlo da tecnico della GL, siamo stati promotori di questa tappa insieme ai responsabili della Global Sporting Scanzano. Colgo l'occasione appunto per ringraziarli, perché dopo la loro ottima attività negli anni addietro stavano per mollare tra virgolette, ma è bastato pochissimo veramente per far ripartire tutta la loro attività e riportare la pallavolo dal mini volley ai campionati provinciali e spero regionali a breve qui a Scanzano. È una piazza che è importantissima, perché i comuni di Novasiri, Pisticci, Policoro, Montalbano hanno un comprensorio abbastanza ridotto e una popolazione molto ma molto ridotto, quindi abbiamo bisogno di collaborare per far sì che da questi pochi ragazzi rispetto alle grandi città escano fuori dei campioni per competere a livello nazionale. Io vorrei ringraziare tutti per la grande partecipazione, spero che sia stata una giornata piacevole per ogni società e i bambini sono felicissimi. Noi siamo una società, stiamo lavorando dal 2006 per rilanciare la pallavolo a Scanzano, stiamo lavorando per questo, quest'anno abbiamo anche il progetto scolastico, crediamo nello sport come momento di aggregazione e di crescita per i bambini e lavoriamo anche non solo per la pallavolo a Scanzano ma anche per il calcio a 5 e per tutti gli sport, perché credo siano importanti per la crescita di ogni bambino. Oggi vedo che i bimbi si stanno divertendo e per questo siamo felici. Volevo fare un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale. Stamattina è stato con noi il vice sindaco, il signor Pantano, è dovuto andare via per motivi di lavoro. Grazie a tutti, voglio ringraziare naturalmente il presidente della società e le ragazze della squadra grande della prima divisione che mi danno veramente una mano e un grande sostegno. L'atmosfera è fantastica, come potete vedere. È un momento veramente importante per l'integrazione e per la promozione della pallavolo. Noi ci teniamo tanto perché crediamo nel movimento giovanile e questo, insomma, il nostro ringraziamento va a tutti quelli che stanno collaborando a questa manifestazione, ecco. Quindi tutte le associazioni che si sono iscritte e che hanno portato qui i bambini. È una cartolina fantastica e chi non la vede, chi non l'ha vista, chi non la vive non può capire. Grazie a voi tutti e speriamo di riproporla al più presto.